Che cos'è una canzone? Una canzone secondo me è uno sfogo nel quale io praticamente scarico, racconto quello che non racconterei neanche a un amico o neanche all'amico più fidato perché mi vergognerei. Invece nella canzone mi spoglio completamente e racconto proprio quello che veramente mi viene da dentro. Le mie sono delle istantanee di emozioni o di sensazioni o di realtà che vedo. Il suo papà è morto lavorando, poi faceva il camionista, e suo papà lavorava, portava un camion, portava un carico di cemento. Quando è morto, credo verso il Friuli, si è sentito male, ha avuto un attacco di cuore e si è accasciato sul volante. Mio papà lo conosceva perché lavorava nello stesso cementificio. Un giorno mi ha svegliato dicendo che era morto, è stato uno shock terrificante, però insomma è entrato dentro di me, capito? È entrato dentro di me con tutta la sua forza e io sempre pensando che lui comunque era una parte di me, sono diventato ancora più forte, ancora più determinato, ancora più convinto e dopo non scherzavo più, non ce n'era più per nessuno, capito? E veramente gli altri mi sembrava che giocassero, mentre io no, non giocavo più. Una canzone per te. Non te l'aspettavi? Vasco Rossi fa sul serio. Tra il 1979 e il 1980 escono molte sue canzoni, alcune delle quali diventeranno famosissime, come Alba Chiara e Colpa d'Alfredo. Amici, al Festival di Sanremo, Vasco Rossi! Da Sanremo io ero già convinto, determinato, che dovevo colpire quella platea televisiva in quei 3 minuti, quindi ho scelto la canzone giusta, ho scelto il modo giusto di fare, eccetera, avevo perfettamente in testa cosa volevo fare, non ero affatto fuori di testa come pensavano tutti, erano fuori di testa tutti gli altri, e gli altri secondo me mi sembravano tutti un po' lì preoccupati, come sono vestito, non vinco, io vinci te, vinci tu, mi sembravano tutti dei bambini dell'asilo, io invece... Io non potevo scherzare, io dovevo arrivare e sarei arrivato. Voglio proprio vedere come va a finire. Scarta. Noi abbiamo fatto una gavetta incredibile che nessuno fa più, cioè abbiamo fatto concerti davanti a 5 persone, con gente che ci tirava le freccette. Vicenza, in piazza Vicenza, allora, dopo il comizio del PSI, no? Vado su, comincio a cantare, c'era un bar con tutti i ragazzi seduti al bar che bevevano tranquillamente e facevano delle freccette di carta e ce le tiravano. Allora io mentre cantavo arrivavano queste freccette di carta e io non sapevo come reagire. Mi sono vergognato talmente tanto, avevo 26 anni, facevo il disco, guadagnavo soldi, avevo una macchina, un sacco di donne. Questa umiliazione, capisci, era talmente grossa che volevo sprofondare, sparire. Sono sceso dal palco alla fine, non so neanche come, ho detto, io pensavo, io questo mestiere qui non lo faccio neanche se me lo ordina il medico. Poi stavo andando a casa in macchina da solo. E a quel punto lì è scattato nella testa un meccanismo che non è incredibile, perché a quel punto ho detto no, io adesso mi cazzo come una bestia. Da lì è cominciato praticamente la storia dei miei concerti rock, perché dopo è stata sempre una guerra, dopo scendevo veramente dal palco e facevo botte, capito, quando mi prendevo. Tante volte sono tornato a casa piangendo dai concerti, però quando ero sul palco non piangevo e nessuno lo vedeva, anzi, vedevano sempre la rockstar, questo era lo spirito, capito. E poi la sofferenza che avevo la scaricavo nel cercare di scrivere delle canzoni più forti, più comunicative. Pensavo solo a quello, pensando solo a quello sempre, capito? Solo a scrivere canzoni. Mi fumo un'altra sigaretta, poi mi bevo un po' d'acqua. Ti ho risposto a tutte le domande che dovevi fare anche dopo.